guarda dentro la vita, discende da giorni che bruciano nudi, nutre senza paura questa muta distesa di sogni, apre prigioni alle luci e ai misteri racchiusi dentro i tuoi scrigni, il vento accorda ogni ora per sopportarne l'ombra. Guarda dentro, ancora più dentro, finché avrai gli occhi di Dio, finché amerai col cuore di Dio. Guarda dentro il dolore, rifugio alla luce che Dio tiene d'occhio, brucia come un roveto, fuoco di vento marino, disarma e fa nudo il tuo corpo, albero curvato dal gelo, finché il pane spezzerai, finché il fuoco accenderai. Guarda dentro, ancora più dentro, finché avrai gli occhi di Dio, finché amerai col cuore di Dio. Il libro dei Proverbi al capitolo 30 dice che ci sono tre cose, le più piccole e le più sagge della terra. Le formiche, che puoi pestarle, ma provvedono il cibo per l'inverno. Le cavallette, che non hanno un re, eppure marciano tutte ben schierate. Le lucertole, le puoi prendere con le mani, ma penetrano anche nei palazzi dei re. Noi ci pensavamo forti, ci pensavamo grandi, ci siamo trovati pieni di paure. Ci manca il coraggio e la saggezza dei piccoli. Lasciamo allora un po' di silenzio per tornare a credere alla forza di tutto ciò che appare fragile. Circondati di sognatori, di ostinati appassionati, di contagiosi viaggiatori, di amanti, poeti, esploratori. Circondati di sani portatori di follie, di inguaribili curiosi, di poesie. Circondati di incoscienti, di menti coraggiose e combattenti, di chi soffierà amore ai quattro venti, di chi potrà capire e immaginare tutto quello che senti. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E questo è il giudizio. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
Gesù vuole che usciamo fuori e impariamo a vivere in semplicità, con gioia, spogliandoci dell'orgoglio e dell'autotortura, con più speranza, spogliandoci della rassegnazione, con più fiducia, mollando le nostre sicurezze contro la paura. La più grande ricchezza e il più grande coraggio è la misericordia, ci dice il Vangelo di oggi. Nietzsche diceva che il cristianesimo è la religione della compassione. Misericordia in ebraico è Ramin, che vuol dire viscere materne, l'utero. In Dio c'è uno spazio di accoglienza infinito alla vita dell'altro, uno spazio di comunione, un compatire. La misericordia chiede che l'altro sia amato nella sua alterità, anche nel suo peccato, anche nella sua ostilità. Gesù arriverà a dire: amate i vostri nemici. E te senti che umanamente è quasi impossibile amare un nemico, ma senti anche nel profondo del cuore quanto sarebbe bello se prima di morire potessi riuscirci. Ramin è anche il legame tra fratelli, l'incontro di un cuore d'amore con la miseria dell'altro, sentire che ogni persona è più grande del suo sbaglio. Dice la Genesi: qualunque cosa il tuo cuore ti rimproveri, Dio è più grande del tuo cuore. Nel mezzo, fra Gesù e i disperati, ci sono sempre quelle persone giuste, che non tralasciano una regola, persone che credono che Dio esiga sempre delle condizioni per il suo amore. Mi chiedo, ma perché proprio nel cuore delle persone pie, le più religiose, c'è poca libertà, c'è poca gioia, c'è poca comprensione, c'è poca compassione e misericordia? Perché proprio in loro? Spesso vedono il peccato come un pezzo di felicità rubata, non come la perdita di dignità di una persona. Una delle persone a me più care è Charles de Foucault. Lui muore il 1 dicembre del 1916 e lo stesso giorno in cui muore lui scriverà che ci si accorge che non si ama abbastanza, ma il buon Dio, che sa con quale fango ci ha impastati, che ci ama ben più di quanto una madre possa amare il proprio figlio, ci ha detto che lui non mente, che non respingerà chi va a lui. Io non dormo e il mio cuore è veglia. Non dormo, lo dicono in senza fissa dimora. Il mio cuore è veglia, lo dicono i girovaghi sotto la luna. Io non dormo e il mio cuore è veglia. Lo dicono i frusci delle ombre distese e frettolose nella notte, che come il giorno sa che passerà. Benedici questa casa, gli sguardi abbassati, le fronti orgogliose, i bagliori dell'odio e l'ozioso dolore. Benedici questa casa, i suoi miracoli, i suoi misteri, l'amore sotto ogni silenzio, la speranza sotto ogni paura. Benedici questa casa, il nulla di ogni giorno e il sacrificio fedele dell'amore. Benedici questa casa, la poesia nei gesti quotidiani, la risurrezione in ogni alba, l'amore racchiuso dentro un palmo. Benedici questa casa, gli occhi semplici sulle cose, l'istante che brilla nell'eterno e l'eterno che si insinua nell'istante. Sempre per sempre tu, ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre. Dalla stessa parte mi troverai. Manca poco tempo alla Pasqua
fra 2 settimane capiremo meglio quanto faccia paura l'amore puro. Solo l'amore ha la possibilità di ridestare la vita. Diceva padre Turoldo, la luce non è spenta nel cavo della morte, il seme non è perso nel solco della terra, la gioia non è muta nel cuore del dolore. Amare significa dire a una persona, voglio che tu non muoia. E allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio e le persone che avete accanto con molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare, il coraggio di scegliere da che parte stare. È una ferita che diventa feritoia, una matita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare, la sconfinata bellezza di un piccolo fiore. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano.